da due vittorie consecutive, una tranquillità che vorrebbe ritrovare anche il Bari dopo la sconfitta in casa contro l'Ascoli. C'è necessità subito per gli uomini di Torrente di ritornare alla vittoria per scacciare gli incubi di una classifica che è diventata preoccupante anche per via delle preoccupazioni che possono arrivare dalla parte amministrativa della società, visti che si sta avvicinando la scadenza del 15 febbraio e la società dovrà trovare il modo di pagare gli stipendi. Per quanto riguarda il mercato, non c'è stata la possibilità di vendere il principale talento di Casa Bari, ovvero Bellomo. Non si è trovato d'accordo con nessuna delle società, poi magari ne parleremo anche nel corso della telecronaca. E ora la famiglia Matarese dovrà intervenire per pagare gli stipendi ed evitare così ulteriori penalizzazioni in classifica, penalizzazioni che stanno pesando naturalmente sul campionato del Bari. Nel frattempo però oggi Torrente manda in campo una formazione super offensiva con le tre punte in campo e Bellomo sulla linea dei centrocampisti. Andiamo quindi subito a vedere le scelte di Torrente, che si schiera con un 3-4-3, recuperato Cepitelli che era stato vittima di un attacco influenzale nei giorni scorsi, la manna in porta, Altobello, Cepitelli e Dos Santos in difesa. A centrocampo, Defendi a destra, Rossi a sinistra, De Falco e Bellomo, come detto, in mezzo al campo. In avanti, il nuovo arrivato Tallo, Caputo e Galano per una formazione estremamente offensiva. Vedete anche i giocatori a disposizione di Torrente con Sabelli, Ciaudone, Fedato, Ristovski, si rivede Ghezzalle, poi Antimo Junco. Risponde la Ternana con il 3-5-2, una defezione dell'ultimo minuto, ovvero non c'è Maurizio Lauro in campo, non è neanche in panchina, in tribuna. Problemi dopo la botta ricevuta nella partita contro il Modena. Al suo posto in campo c'è Riccardo Brosco, si ridisegna dunque in maniera diversa la difesa della Ternana con Fazio a destra, Ferraro a sinistra, Brosco difensore centrale. Rispetto alla grafica dovete invertire le posizioni dei due difensori della Ternana. A centrocampo Ragusa a destra, Vitale a sinistra, in mezzo al campo Carcure e Scozzarella con botta a fare la diga davanti alla difesa. In attacco confermati Alfaghem e Ceravolo, in panchina invece Gianluca Litteri, autore dei due gol che hanno permesso alla Ternana di sbancare Modena e di conseguire una vittoria molto molto importante, che ha permesso alla Ternana di allungare in classifica, quota 28, ne ha 24 di punti il Bari. Naturalmente dobbiamo considerare anche i 7 punti di penalizzazione sul campo, il Bari ne avrebbe fatti 31, però insomma conta il numero che in realtà c'è sulla classifica, il Bari che in questo momento galleggia appena sopra la zona caldissima della classifica. Ternana che è sotto la curva va a omaggiare un tifoso scomparso in settimana. E a proposito di iniziative benefiche, ricordiamo soprattutto ai tifosi della Ternana che domani a San Gemini è prevista una lotteria per aiutare Serena, la figlia di Adalberto Grigioni, preparatore dei portieri della Lazio, già preparatore dei portieri della Ternana, che ha bisogno di cure piuttosto costose e che quindi ha mobilitato un po' l'attenzione di tutto il calcio, Lazio e Ternana comprese. Oggi la vendita dei biglietti della lotteria qui allo Stadio Liberati. Ma tutto è pronto per l'inizio della partita, con il Bari che andrà ad operare il primo tocco di palla. L'arbitro è il signor Pairetto, ha già arbitrato la Ternana nella gara vinta contro la Juve Stabia per 3-2 in questo campionato. Subito la Ternana è andata a riconquistare il pallone con Fazio, il movimento in avanti per Ceravolo. Lo recupera immediatamente il Bari, poi Alfaghem riesce a recuperare il pallone, mette in movimento allora Ragusa sulla fascia destra, contro di lui c'è Rossi, è solido al primo minuto per il nuovo acquisto del Bari. Ragusa tenta la conclusione con il sinistro, viene murato di fatto da Dos Santos, poi Bellomo, numero in mezzo al campo a far saltare Ceravolo, lancio lungo in profondità per Caputo, ottimo lo stop di Caputo, c'è il taglio di Galano, l'ottima lettura da parte di Ferraro che chiude così la prima iniziativa in verticale del Bari. Bari che ha molta qualità in avanti, soprattutto con i tre naturalmente innescati dalla possibilità dei lanci di Bellomo, uno dei talenti più importanti del calcio italiano, a lungo seguito da Roma, Inter, lo stesso Genoa aveva fatto una proposta nelle ultime ore di calciomercato, anche il Parma ha approfittato della situazione difficile del Bari che voleva trovare un accordo con una società per trovare i soldi necessari per il pagamento degli stipendi. Anche la Ternana aveva fatto un'offerta per Bellomo cercando appunto di approfittare di questo tipo di difficoltà, in quel caso è stata stoppata immediatamente anche dal procuratore del ragazzo Davide Lippi, dopo essere stato in trattativa con le più grandi del calcio italiano, hanno deciso insieme di continuare a rimanere nel Bari. Di nuovo in onda dallo stadio Libero Liberati, intervallo di Ternana Bari 0-0 dopo i primi 45 minuti, partita piacevole.
Nella prima parte della gara una supremazia del Bari, la Ternana ha sofferto un po' la velocità degli attaccanti biancorossi, poi si è invertita un po' la tendenza con la Ternana che ha fatto la partita, si è resa pericolosa soprattutto con le incursioni di Carcuro, un palo colpito da Botta e un palo nuovamente colpito da Vitale in occasione di un cross, le occasioni più pericolose della Ternana. Qui vediamo ancora allora le immagini del primo tempo con la pioggia che non ha smesso mai di cadere, qui la Ternana subito in avanti con questo tentativo di incursione di Scozzarella, nessun problema per il portiere del Bari Lamanna, poi ci prova nuovamente il Bari, qui una piccola incomprensione fra Brignoli e Vitale, poteva mettere in movimento Galano che si dispera, poi la punizione di Bellomo abbondantemente al lato è alta rispetto alla porta di Brignoli, un Bari che comunque ha cercato di farsi vedere come è chiaro anche dalle immagini con queste triangolazioni molto veloci, qui molto bravo difendere e mettere il pallone in mezzo, Rossi tenta la conclusione direttamente verso la porta, in due tempi Brignoli blocca il pallone, la conclusione angolata ma non potentissima da parte del nuovo arrivato al suo esordio con la maglia del Bari, poi prende fiducia la Ternana, questo è il tentativo di Carcuro che poi nell'occasione prende un gomito involontariamente in faccia da parte di Dos Santos, rimane a terra Carcuro dopo aver tentato il tiro murato proprio da Dos Santos, botta sicura il numero 8 rosso verde, nel tentativo di andare a recuperare il pallone entrambi si scontrano, alla peggio il centrocampista della Ternana, Ternana che continua ad attaccare, questo è il palo di cui vi raccontavo poco fa con botta di destro, non ci arriva la manna, poi viene fischiato il fuorigioco per Carcuro che ha tentato di rimettere il pallone in mezzo, palo colpito dalla Ternana dunque con botta, Bari che si fa rivedere qui con Tallo in area di rigore, cerca lo spazio per il tiro, lo trova, non trova però la porta, abbondantemente fuori l'iniziativa dell'attaccante del Bari, Vincenzo Torrente come Toscana ha seguito sempre la partita in piedi, qui l'altra opportunità importante per la Ternana con il palo colpito da Vitale direttamente su un cross, sarebbe stato difficile che il pallone poteva entrare, forse anche una deviazione, non se ne è accorto comunque l'arbitro, continua ad attaccare la Ternana qui con Ragusa che tenta la conclusione con il sinistro, attento il portiere del Bari Lamanna che impedisce al pallone di entrare, sia un cross che un tiro a metà strada insomma fra i due, Bari che prova a chiudere il primo tempo in avanti, fischia però alla fine Pairetto, nel corso della partita due ammoniti, De Falco per il Bari, Ragusa per la Ternana, Ragusa che ha rischiato anche il secondo giallo per via di un altro intervento piuttosto duro, sempre su belle incursioni sulle fasce di Ragusa da una parte e di Vitale dall'altra, con gli appoggi da parte degli altri due centrocampisti, ovvero Carcuro e Scozzarella. Molto attente le difese di entrambi gli schieramenti che hanno permesso quindi di fatto di finire i primi 45 minuti sullo 0-0. Senza grandissimi pericoli soprattutto per Brignoli, un palo invece colpito dalla Ternana con un tiro di destro che non è il suo piede da parte di Botta, stanno per rientrare le squadre in campo, allora noi ci fermiamo soltanto per l'ultima volta, 15 secondi super spot e poi rientriamo per il racconto del secondo tempo. Francia immagina con il numero 10 1900 euro come volo Francesco Totti. Ma fate finita! Volkswagen Polo con finanziamento TAN 0 TAIG 340. Ed eccolo allora le squadre che stanno rientrando in campo. Per primo il Bari, ma c'è anche subito la Ternana, nessuno che insomma si è dovuto rimanere negli spogliatoi per qualche indicazione particolare in più. Così a prima vista non mi sembra ci siano giocatori diversi dai 22 che sono scesi in campo nel corso del primo tempo. E quindi andiamo velocemente a riepilogare le formazioni di Ternana e Bari. Bari che si schiera con un 3-4-3, come abbiamo più volte ricordato, piuttosto offensivo, con Lamanna, Altobello, Dos Santos, Cepitelli, Defendi, De Falco, Bellomo, Rossi, Galano, Caputo, Tallo in avanti, la Ternana che risponde con un 3-5-2 con Brignoli in porta, Fazio, Brosco, Ferraro in difesa, Ragusa, Carcuro, Botta, Scozzarella e Vitale a centrocampo, Ceravolo ed Alfageme in avanti. Le ultime chiacchierate, le ultime indicazioni in campo per i giocatori, vedete inquadrato Andrea Rossi. Il Bari aveva bisogno in questo calciomercato di un attaccante e di un terzino, sono arrivati entrambi.
ha puntato il direttore sportivo Angelozzi sulla freschezza, la gioventù, la classe di tallo primavera della Roma, inseguito anche nell'altra sessione di calciomercato, e poi sull'esperienza di Andrea Rossi per il ruolo di terzino sinistro. Ternana, che invece ha operato in maniera più massiccia sul mercato, in campo come nuovi volti ci sono Scozzarella e Ceravolo, in panchina Masi e Bencivenga. Si riparte ora per il secondo tempo, dunque, con la Ternana in possesso del pallone. Ferraro subito avanti proprio per Ceravolo. Ceravolo allarga il gioco sulla destra dove c'è Carcuro, ancora più largo Ragusa che viene servito in questo istante. Ragusa prova a puntare l'avversario, pallone in profondità per Ceravolo, si difende bene sia Cepitelli che Dos Santos, pallone spedito in fallo laterale. La rimessa in gioco dunque per la Ternana, subito con Ceravolo e Ragusa. Ancora Ragusa, prova a puntare l'avversario Rossi, entra in area di rigore Ragusa, ottimo lo spunto, viene toccato, cade in terra. Secondo Pairetto non c'è calcio di rigore, anche perché è arrivata l'indicazione da parte del suo assistente Lo Cicero. Ragusa si è buttato in terra, rivediamo qui, ottimo lo spunto di Ragusa, il tocco c'è obiettivamente da parte di Cepitelli, Ragusa non avrebbe più raggiunto il pallone, ma mi sembra che ci sia stato il tocco da parte di Cepitelli su Ragusa che lo ha sbilanciato. Forse Ragusa ha accentuato nel cadere, tanto lo stesso Ragusa va di nuovo a terra, stavolta la punizione viene fischiata. Rimane il dubbio per questa interpretazione da parte di Pairetto, che in un primo momento sembrava volesse indicare il dischetto del rigore, poi ha ricevuto via auricolare l'indicazione da parte del suo assistente e si è subito diretta verso il centrocampo. Buona la palla per Alfageme, posizione irregolare per lui. Facendo d'ok Dos Santos, ma anche in questo caso almeno il pubblico a Terni ha dei dubbi, chissà se avremo l'opportunità, magari avremo l'opportunità di rivedere il momento del lancio, se Alfageme era davvero in posizione irregolare o meno. Va in questo momento Rossi sulla fascia sinistra, in avanti sempre per Tallo, Tallo contro Fazio, pallone in mezzo per De Falco, De Falco tenta il tiro da fuori. La palla che finisce al lato della porta di Brignoli, che non ha avuto nessuna esitazione nel lasciarla scorrere, ha subito battezzato fuori dal proprio specchio della porta la conclusione di De Falco. Partita che è iniziata in questo secondo tempo con un grande ritmo, una recriminazione da parte della Ternana, anzi due, se consideriamo anche la posizione irregolare di Alfageme e poi questa conclusione di De Falco. Ancora il Bari in possesso palla, la Ternana se ne è in possesso, stavolta la posizione di Ceravolo è regolare, Ceravolo davanti al Lamanna, la parata di Lamanna, una grandissima opportunità per la Ternana con Ceravolo partito in posizione regolare, uno contro uno contro Lamanna, non si è lasciato ipnotizzare Lamanna ed è riuscito a respingere il tiro dell'attaccante della Ternana, Fabio Ceravolo. Ora il Bari che continua ad attaccare, la Ternana con grande vigoria va a strappare il pallone sui piedi di Tallo che commette anche fallo. Partita che è iniziata davvero sotto il profilo dello spettacolo, opportunità da una parte e dall'altra, con la Ternana protagonista in questi primi tre minuti di gioco, almeno due occasioni importanti. Ora Vitale viene fermato da Defendi che tocca per ultimo il pallone, pallone che finisce in fallo laterale. E qui rivediamo l'opportunità gigantesca per Ceravolo, ha tirato a botta sicura, bravissimo Lamanna a non cadere e a respingere con i piedi il pallone, opportunità gigantesca per la Ternana, bravissimo Lamanna. Ora ancora Ceravolo che va via in mezzo a tre avversari, prova ad andare via, a metterla sulla velocità, ci riesce, alza la testa, salta ancora una volta, Defendi, entra in area di rigore, ancora Ceravolo e ancora Lamanna. È aperto il duello fra i due in maniera ufficiale, nel giro di due minuti Lamanna ha impedito a Ceravolo il gol in due circostanze. E ancora la Ternana in possesso palla, stavolta sulla faccia sinistra, sempre con Gigi Vitale che prova ad andare, Scozzarella tocca il pallone, sempre per Ceravolo, prova ad andare via ancora Ceravolo, Alfageme si prepara per il tiro, Alfageme ancora Lamanna, strepitoso il portiere del Bari, strepitoso Lamanna, in tre minuti tre interventi decisivi di Eugenio Lamanna, questo bellissimo
su Alfageme. E qui vediamo quello di qualche secondo prima, con Ceravolo un po' più facile, ma comunque decisivo la manna, tre parate su tre tiri. Ternana che attacca a testa bassa, ora il cross basso che viene recuperato però da Galano. Bari un po' in difficoltà in questo momento, continua la Ternana ad azzannare le caviglie degli avversari, facendo Galano di parlare soprattutto per avere la comunicazione che stava arrivando un avversario dietro. Se l'è cavata comunque il Bari grazie alla manna, autentico protagonista in questo avvio di secondo tempo, tre parate decisive, due su Ceravolo, una su Alfageme. Ora Alfageme prova a dar fastidio proprio al portiere del Bari, che rinvia direttamente su Caputo. La Ternana riconquista il pallone con Scozzarella, ma c'è il fallo di Ferraro su Caputo e quindi punizione per il Bari. Bari che attacca allora con Bellomo, che allarga il gioco su Cepitelli. C'è largo Rossi a sinistra, Cepitelli lo serve, di fronte a lui Ragusa, il pallone verso Tallo, ancora all'indietro verso Cepitelli. Cepitelli per De Falco, che poi allora manda il pallone verso Bellomo, a testa alta Bellomo con il sinistro verso Defendi. Si chiude bene la Ternana, Galano, doppia finta, Galano prova ad andare via, salta due avversari della Ternana, poi mette il pallone in mezzo che viene sporcato, dall'altra parte può arrivare Rossi che viene sbilanciato in maniera regolare secondo l'arbitro da Ragusa, quindi Fazio prova ad andare via, Cepitelli lo ferma però, ed ora il Bari che prova ad attaccare a testa bassa, Cepitelli si sposta il pallone ma lo manda al di là della linea bianca che delimita il campo e quindi rimessa in gioco per la Ternana. Partita vivacissima in questi primi 7 minuti di gioco. Fazio per Ragusa. Ragusa in avanti, trova però il piedone di Andrea Rossi e quindi la rimessa in gioco è per la Ternana. Botta subito in avanti in direzione di Alfageme che viene però anticipato, quindi Tallo prova a dialogare con Caputo, Galano anticipato da Ferraro, pallone che schizza in mezzo al campo, Carcuro lo mette a terra e prova ad avanzare, può andare in break la Ternana, Carcuro verso Ceravolo, posizione regolare per Ceravolo che ingaggia il duello con Cepitelli, stavolta bravissimo a rubare il tempo all'ex attaccante della Regina. E quindi Bellomo, capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, Bellomo rallenta un po' il gioco, non trova compagni che si inseriscono, preferisce allora servire De Falco, in avanti per Galano, ancora lo scambio corto con De Falco, sempre per Galano, dialogano i due, pallone quindi finisce sui piedi di Bellomo, in avanti per Caputo, corto lo scambio con Galano e Tallo, c'è libero Rossi sulla sinistra, lo serve in questo momento Galano. Accorcia su di lui Ragusa, il pallone con la punta spizzata verso l'esterno, verso Tallo. Posizione di ala per l'ex attaccante della Roma, Primavera. Prova ancora Tallo a sfuggire alla marcatura di Fazio, ci riesce, arriva il raddoppio anche Ragusa. L'ultimo a toccare è proprio il giocatore della Ternana. Calcio d'angolo, del calcio d'angolo numero 2 per il Bari, il primo di questo secondo tempo. Si è fatto male Ragusa nell'occasione, si rialza però l'esterno destro della formazione di Toscano. Calcio d'angolo sotto lo spicchio, sotto il settore dove ci sono i tifosi della Ternana, parte il colpo di testa di Alfageme, rimette fuori, attenzione al tiro di Galano, la palla che finisce sui piedi di Tallo, poi il Bari prova a ripartire da dietro, non ha trovato lo spazio per il tiro, Defendi rimette sempre in movimento Rossi da quella parte di campo, il colpo di testa che non c'è di Ferraro. Palla che finisce fuori, la rimessa in gioco è per la Ternana. Partita decisamente vivace in questi primi 9 minuti di gioco. Almeno 3 occasioni per la Ternana. Tutte nitide. Un'opportunità invece per De Falco con il pallone che è finito fuori, ora ancora Ceravolo che ingaggia un duello in velocità con Santos, Dos Santos, prova Ceravolo ad andare via al brasiliano, non ci riesce, la fisicità ha imposto la propria legge e quindi ora il Bari che prova a ripartire nuovamente, sempre in verticale per Caputo, buona la lettura da parte di Fazio, quindi riparte Ragusa, in avanti per Alfageme e Ceravolo, c'è il fallo però di Ceravolo che ha spinto il suo marcatore. Vedete De Falco a terra, credo che la sanzione sia arrivata proprio per il movimento di Ceravolo che ha messo fuori uso il giocatore del Bari e quindi punizione già battuta, Defendi
in mezzo al campo per Bellomo, subito in profondità per Caputo, la chiusura di Ferraro, pallone che finisce in mezzo al campo ancora Dos Santos, anticipa Ceravolo, quindi Vitale cerca di scrollarsi di dosso Galano e commette fallo, punizione dunque per la Ternana, ha rischiato un po' in questa circostanza Gigi Vitale. Galano era riuscito a trovare il tempo per rubargli il pallone con una trattenuta però, e quindi punizione per la Ternana. Ternana che lamenta anche un tocco sospetto in area di rigore ai danni di Ragusa proprio all'inizio, al primo minuto di gioco. Ternana che è partita davvero a testa bassa in questo secondo tempo. Il Bari ha comunque reagito, colpo di testa di Vitale che prova a mettere in movimento Ceravolo, un po' in difficoltà la difesa del Bari, si alza la bandierina dall'altra parte del campo da parte di Lo Cicero. Posizione irregolare di Ceravolo, già battuta la punizione, grande intensità in questo avvio di secondo tempo. Cepitelli prova un timido pressing la Ternana, allora allarga il... Sciaudone difendi, ancora difendi contro Scozzarella, gli spazi si sono molto ristretti ora che la Ternana è rientrata tutta nella propria metà campo. Cepitelli per Rossi, attaccato da Ragusa, ancora Cepitelli in avanti verso Junco, poi Caputo, ancora Junco che prova a scambiare con Caputo. Pallone che rimane nella tre quarti offensiva della Bari, Sciaudone per De Fascia che si stava incuneando. Buona anche la lettura da parte dei difensori della Ternana che hanno sporcato il pallone. Lungo, nella zona di Litteri che colpisce il pallone verso Scozzarella che lo tocca, salta un avversario ma poi va a sbattere proprio contro Altobello che recupera il pallone. Pallone che finisce dalle parti di Cepitelli. De Falco. In mezzo per Bellomo, pallone all'indietro ancora una volta per Altobello, quindi defendi, alza la testa, Junco, Bellomo ancora verso Junco, stavolta non c'è stato il suggerimento con lo scatto in profondità da parte di Antimo Junco, la palla che quindi sfila sul fondo, coperta anche dallo scatto di Salvatore Ferraro, attenzione ci sono due palloni in campo, leva uno, allora Brignoli, pronto ad andare al rilancio, sempre in piedi due allenatori delle due panchine, Torrente e Toscano, defendi un po' in difficoltà, butta il pallone in fallo laterale, la Ternana ne approfitta, Scozzarella per Vitale, ancora Vitale, Scozzarella, prova ad andare Scozzarella, prova anche un buon dialogo con Vitale, non si comprendono i due, buona anche la chiusura difensiva in questo caso da parte di Altobello, Brosco. Siamo già dall'altra parte del campo, Ferraro per anticipare Junco manda il pallone in fallo laterale, ancora una volta sarà Defendi, chiede il pallone Junco sul petto, Defendi va verso la zona di Junco, nel frattempo però è arrivato Caputo, ancora una volta l'intervento di Ferraro a buttare il pallone in fallo laterale e ancora una volta Defendi con le mani qualche metro più avanti, stavolta verso De Falco che scivola per un attimo ma riesce comunque a colpire il pallone e farlo gestire dai suoi, la Ternana lo recupera con Litteri e botta Alfageme viene toccato duro da Altobello, punizione, fischio inevitabile da parte di Pairetto per questo intervento di Altobello, piuttosto duro, ai limiti del giallo anche questo. Ternana che prosegue ad attaccare ora con Scozzarella. Scozzarella cerca la collaborazione in Carcuro, c'è largo Ragusa a destra, viene servito in questo istante, prova Ragusa a trovare lo spazio per il tiro, cerca il passaggio in profondità sempre per Carcuro, pallone che viene gestito da Bellomo in maniera eccellente, poi Junco tenta con l'esterno di servire sulla corsa Rossi, non altrettanto precisa il suo passaggio, la Ternana che rialimenta l'azione ora con una rimessa laterale. Ragusa subito in profondità per lo scatto di Alfageme, viene fermato però il lancio della Ternana e quindi De Falco per Sciaudone in mezzo al campo. Defendi, tocca male il pallone, Scozzarella glielo ruba, glielo soffia, prova ad andare via Scozzarella,
molto abile tecnicamente il nuovo arrivato in casa della Ternana. E c'è un'altra sostituzione, esce proprio Scozzarella, al suo posto entra Bencivenga, altro acquisto in questa campagna di rafforzamento invernale. Buona partita Matteo Scozzarella. Bencivenga va a fare l'esterno a destra con Ragusa che si sposta esattamente nella stessa posizione di Scozzarella. Non cambia il sistema di gioco della Ternana, cambiano un po' gli interpreti. Bencivenga va a fare di fatto il terzino destro, visto che le sue attitudini sono sicuramente più difensive rispetto a quelle di Ragusa, con Ragusa che si sposta a fare l'interno sinistro di centrocampo e proprio in quella zona si va a prendere una buona punizione per l'intervento di Defendi su di lui. Punizione dunque per la Ternana, zona di campo da cui può partire un cross interessante. Con il sinistro di Gigi Vitale naturalmente sono saliti tutti i saltatori della Ternana. Fazio ai limiti dell'area di rigore prova a prendere le distanze dai suoi controllori. Tutto è pronto, Peretto va a controllare che non ci siano movimenti illeciti, parte il cross, il colpo di testa di Brosco, la palla che finisce fuori. Ha tentato la girata verso la porta Brosco sul cross pulito di Vitale, buon impatto col pallone, non ha però trovato lo specchio della porta di Eugenio Lamanna, autentico protagonista in avvio di questo secondo tempo con tre parate, l'ultima dei quali strepitosa, che hanno permesso al Bari di rimanere sullo 0-0. Ternana che ha macinato più gioco, che ha avuto più occasioni da gol. Una fascia a cavallo fra la metà del primo tempo e l'inizio di questo secondo tempo. Ancora un fallo in attacco, un fallo subito in attacco da parte di Litteri, anche in questo caso intervento ai limiti del cartellino, stavolta è stato Ceppitelli a mettere giù Litteri. Ancora una volta un po' le proteste da parte dei giocatori della Ternana, ma ancora una volta una punizione interessante, sempre lo stesso schema di prima ma a fascia invertita, c'è sempre però Vitale pronto al cross, molto movimento in area di rigore, di fatto tutto il Bari ad eccezione di tre giocatori è nel cuore dell'area di rigore, della propria area di rigore. Parte Vitale, il tiro cross non raggiunge nessuno, né la porta né compagni di squadra. Non la migliore delle soluzioni in questo caso per l'esterno sinistro della Ternana, capocannoniere della Ternana con 6 gol insieme proprio a Gianluca Litteri. Il rinvio di Lamanna in mezzo al campo, la Ternana riconquista il pallone ma c'è un fallo di Litteri su De Falco, se ne è accorto Pairetto che era a pochi metri. Punizione dunque che verrà battuta dal Bari con De Falco per Defendi. Defendi molto lungo verso Junco, Vitale però chiude e riesce ad andare via con un buon palleggio, salvo poi andarsi ad incagliare Ragusa in mezzo a due avversari, subisce però fallo e quindi la punizione per la Ternana. Avete visto la spinta di Sciaudone con la mano sinistra sulla schiena di Ragusa, fa cadere in terra, punizione che verrà battuta da Ferraro. Il rinvio lungo di Ferraro verso Litteri, colpo di testa però di Altobello, quindi Sciaudone prova a mettere subito un movimento in avanti Caputo che scambia sullo stretto con Junco, c'è Brosco su di lui, ancora Junco in mezzo al campo per Sciaudone, scambio con Junco in mezzo per De Falco, l'anticipo di Brosco su Sciaudone, la Ternana che riconquista il pallone in maniera regolare, Carcuro verso Bencivenga, pallone che finisce però in fallo laterale perché Bencivenga lascia che il pallone esca dal gioco, dal campo di gioco, perché come vedete Brosco è dolorante in terra per l'intervento che gli ha permesso sì di recuperare il pallone, ma evidentemente eccolo qua, c'è stato anche Sciaudone che in maniera non volontaria ma comunque di fatto lo ha atterrato cercando di intervenire sul pallone. L'arbitro aveva lasciato proseguire forse anche per la norma del vantaggio. Il Bari gli consegna il pallone.
dell'Empoli. Pronto a battere Buzzegoli, calcio di punizione, una delle ultime opportunità per il Novara. Pagheme, la chiusura a parte di Dos Santos, ma c'è di nuovo Pairetto che ferma il gioco perché si è fatto male Altobello nello scontro di gioco con Litteri. Colpo alla testa, sapete che l'arbitro ha la facoltà di poter interrompere il gioco. Eccolo qua, una zuccata fra Altobello e Litteri. Soprattutto, dicevamo, l'arbitro ha questa possibilità quando capisce che ci può essere un problema in campo per la salute dei giocatori. Evidentemente ha ritenuto opportuno fare così per la testata che c'è stata fra Litteri e Altobello. Nel frattempo l'ultima sostituzione effettuata dalla Ternana, entra Maniero ed esce Alfageme. Anche in questo caso cambia davvero poco. Riccardo Maniero è una prima punta, sono in campo due prime punte, ovvero Litteri e Maniero. Alfageme anche lui è una prima punta ma atipica, sa muoversi e preferisce lo spazio. Un po' di forze fresche per questi ultimi minuti di partita che da un po' non regala più le stesse emozioni che ci sono state nel primo quarto d'ora, con rapidi capovolgimenti di fronte, soprattutto tre gigantesche occasioni per la Ternana più una richiesta di rigore che anche dopo aver visto le immagini non abbiamo saputo decrittare. Vitale ora prova in avanti il colpo verso Maniero, con il tacco Maniero intendeva servire Litteri. La chiusura da parte della difesa del Bari, c'è Pitelli, quindi Rossi in avanti per Junco che prova in qualche modo a servire Bellomo. La palla non filtra grazie a scivolata Cepitelli, si presenta così, ben ci venga al primo pallone toccato con questa grande corsa. Guardate, ben ci venga ha mantenuto il pallone in gioco. Ora la rimessa con le mani proprio da parte di Angelo Bencivenga, il pallone toccato con la testa da Litteri, pallone che rimane in area di rigore, prova Ragusa ad indirizzarlo verso la porta di Lamanna, alla fine arriva la rovesciata di Defendi che manda il pallone il più lontano possibile. Vitale per Ferraro, Ferraro con il sinistro verso Fazio, quindi Bencivenga. Bencivenga prova il pallone verso Maniero, buono lo scambio con Carcuro che viene travolto dall'avversario, tutto regolare secondo l'arbitro e quindi si prosegue con Sciaudone. Carcuro che rimane a terra per la terza volta senza che nessuno fischi, forse anche un crampo per Carcuro. Il Bari continua a giocare però, seppur al piccolo po' di parapiglia nei pressi dell'arbitro, un po' di nervi tesi. Caputo, che è il capitano del Bari, sembra essere quello un po' più nervoso, forse è volata qualche parola di troppo, soprattutto per il fatto che il Bari continuava a tenere il pallone in gioco senza essersi accorto probabilmente che Carcuro era rimasto in terra. Come avete visto, nessun problema, però tutto quanto risolto. Junco dice era laggiù perché dovevamo fermarci, e Caputo da capitano rimprovera chi non si era accorto della situazione particolare che stava succedendo in quel momento in campo, visto che non è scritto da nessuna parte, ma generalmente quando c'è un giocatore a terra, compagno, avversario che sia, generalmente il gioco viene fermato. Non tutti lo fanno, anche perché qualcuno magari in certe circostanze può anche marciarci su, però non mi era sembrata questa la circostanza. Lo stesso Carcuro ora sul pallone di testa verso Litteri. Litteri che viene buttato a terra con un fallo, punizione dunque per la Ternana, fallo commesso da De Falco. Punizione di Bencivenga, ha avuto un impatto molto positivo con questa sua nuova avventura. Il cross verso Maniero che di petto mette il pallone a terra, vede lo spazio per Carcuro, ha lo spazio per il tiro, Carcuro botte il pallone in mezzo, Cepitelli straordinario, non fa arrivare il pallone verso Litteri, quindi Bencivenga ancora il cross dentro l'area di rigore, ancora Cepitelli con la testa, mette il pallone fuori. La Ternana che trova spesso Carcuro libero nell'area di rigore, in questo caso Carcuro ha preferito il cross verso Litteri piuttosto che la conclusione verso la porta.
ha letto bene la situazione Cepitelli, ha mandato il pallone fuori dall'area di rigore, ora ben ci venga ancora con le mani, molto profondo, pallone in mezzo all'area di rigore, lo tocca un giocatore del Bari, la palla che finisce in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che viene battuto dunque quando mancano 3 minuti più recupero alla fine della partita. Questa è l'occasione, vedete Carcura anziché tirare ha tentato il cross all'interno dell'area, ben ci venga il cross stavolta nel cuore dell'area di rigore, Brosco prova a saltare, non trova il pallone, Defendi lo lascia sfilare in fallo laterale, Ternana che prova a chiudere in avanti questo finale di partita. Junco si va a prendere il pallone nella propria tre quarti, il passaggio in profondità verso Bellomo, viene fermato Bellomo in maniera regolare da Botta, pallone che finisce in fallo laterale. Prova a accendersi la partita nel finale come si è accesa nei primi minuti di questo secondo tempo, Bellomo in avanti, non si capisce con Caputo, la Ternana si chiude, quindi viene travolta stavolta Viteri da Dos Santos, punizione che viene subito fischiata da Pairetto. Ferraro si occuperà della battuta di questo calcio di punizione. Botta, largo per Vitale. Vitale si accentra, ancora Vitale in mezzo a due o tre avversari, tenta la conclusione, la manna non preciso per fortuna del Bari, non c'era nessun giocatore della Ternana sulla ribattuta di questo tiro che aveva poche velleità, ha rimbalzato male probabilmente di fronte ad Eugenio Lamanna, buona la copertura della difesa del Bari, non ci ha creduto forse nessun giocatore della Ternana sulla possibilità che Lamanna potesse commettere un'indecisione. Un'altra opportunità comunque per la squadra di casa. Ora Ragusa prova subito a mettere in movimento Maniero. De Falco in mezzo al campo, l'anticipo di Brosco, poi ancora Defendi con il pallone scaraventato in avanti per la corsa di Bellomo. Troppo profondo l'invito di De Falco per Tarentino di Bari Vecchia. La palla che viene gestita in maniera assolutamente serena da Alberto Brignoli. Prova il lancio in profondità verso Litteri, colpisce il pallone di testa insieme a Defendi, Maniero per Ragusa, ancora Ragusa, limiti dell'area di rigore, dal lato piccolo, pallone che viene sporcato da Sciaudone, non riesce a mantenere il controllo Ragusa, può ripartire il Bari in profondità con Caputo lanciato da Junco, ancora Caputo alla corsa contro Brosco, Caputo in area di rigore, ancora Caputo, prova l'uno contro uno contro Brosco, ancora Caputo, il tiro che si imbrancia sulla schiena di Fazio, poi arriva Rossi e la palla che sfila fuori. Botta e risposta fra Ternana e Bari in questo finale di partita, la conclusione di Andrea Rossi, la palla che finisce fuori, bravo Fazio in un primo momento a controllare il tiro di Caputo che aveva cercato di fare tutto da solo, poi sulla palla che usciva dall'area di rigore avete visto il tiro di Rossi fuori lo specchio della porta, prova a lottare Litteri ma la meglio la difesa del Bari, pallone scaraventato dalle parti di Junco che prova a venire via, non ci riesce per l'intervento da parte dei giocatori della Ternana, 3 intanto minuti di recupero come avete visto dal tabellone luminoso, prova Litteri ad intervenire sul pallone contro Cepitelli, l'ultimo a toccare è stato proprio l'attaccante della Ternana, la palla che sfila sul fondo, 2 minuti e mezzo dunque ancora per questa partita che continua ad essere vibrante. Lamanna, palla alta, la colpisce Brosco di testa, poi ancora una volta Rossi, quindi Botta e Bellomo in mezzo al campo, arriva Carcuro, pallone che finisce sui piedi di Bencivenga, Bencivenga prova ad andare via per un attimo, De Falco gli ha rubato il tempo e pallone, pallone che è schizzato poi in fallo laterale, ancora Bencivenga con le mani, profondo per Litteri, palla sporcata dai giocatori del Bari, ancora De Falco sul pallone, Junco tallonato da Fazio, quindi Bellomo prova subito a mettere in movimento Caputo, troppo profondo l'invito di Nicola Bellomo e quindi con tranquillità il portiere della Ternana Brignoli rinvia in profondità verso Ragusa, Defendi forse con un braccio, ancora Defendi, viene tallonato da Ragusa, colpo di testa di Botta che prova a rialimentare l'azione offensiva della Ternana, ha un buon palleggio però il Bari in mezzo al campo con Bellomo, la Ternana riconquista nuovamente il pallone, Bencivenga allarga il gioco sulla fascia sinistra dove non c'è nessuno, la palla che finisce mestamente per la Ternana in fallo laterale, Defendi con le mani per
uno dei possibili ultimi assalti del Bari verso la porta difesa da Brignoli. Colpo di testa di Junco che mantiene il pallone lì, Ferrara prova a togliergli il pallone, poi Sciaudone manda il pallone in fallo laterale nuovamente, rimessa in gioco per Vitale che accelera le operazioni, difendi di testa, ancora fallo laterale, si rimane in quella zona di campo da ormai un minuto più o meno. Ragusa ancora di testa per Vitale, sempre per Ragusa, pallone che non finisce fuori, almeno non secondo la terna arbitrale, quindi difendi, prova a spazzare lontano, ci mette il piede Ragusa, pallone che schizza dalle parti di Lamanna senza alcun problema. Ancora 30 secondi e poi sarà esaurito anche il tempo di recupero. Prima partita comunque interessante, intensa, giocata in maniera discreta da entrambe le formazioni. Junco in profondità per Sciaudone, attenzione Sciaudone, palla in mezzo, non c'è nessun compagno di squadra e può mettere il pallone fuori la difesa della Ternana, preso in controtempo l'assalto di Caputo, continua il Bari ad attaccare e finisce qui. Non arriva neanche l'ultimo cross all'interno dell'area di rigore, finisce 0-0 fra Ternana e Bari. Si lamenta un po' Torrente, come avete visto, perché voleva che fosse concessa l'opportunità dell'ultimo cross. Una partita che è stata davvero molto bella, soprattutto nella fase iniziale di questo secondo tempo. Grandi occasioni per la Ternana, che ha avuto più occasioni del Bari nel corso della partita. Bari che comunque ha affrontato questa Ternana, che è in un momento di forma importante, con l'atteggiamento giusto. Finisce 0-0, noi ci fermiamo 15 secondi, poi il commento finale. Super spot. Hai capito che succede? Con Opel GPL Tech oggi hai il tasso zero e fai un pieno da soli 26 euro. Gamma Opel GPL Tech da 99 euro al mese a tasso zero. Succede solo nella pubblicità? No, anche sabato. E quindi finisce 0-0 fra Ternana e Bari, una partita che forse avrebbe meritato un altro risultato, non fosse altro che per le occasioni da gol che ci sono state, le più importanti sui